Buondì signori, quest'oggi vorrei parlarvi di un dispositivo il quale trovo davvero utile. È da una settimana che utilizzo Samsung Galaxy Tab S9 FE in modo davvero intensivo nelle lezioni all'università. E devo dire, è il primo tablet Samsung che mi fa dire che per la stessa fascia di prezzo di Apple riesce a tenere il passo e anzi, forse ad essere meglio. Però c'è una singola caratteristica che non mi permette di sostituire il mio iPad nell'utilizzo quotidiano. Ma direi di iniziare e vedere le caratteristiche tecniche. Anzi, ancora prima delle caratteristiche tecniche, vediamo cosa è presente in confezione. Come vediamo, oramai le fanno così sottili e all'interno è presente solo ed esclusivamente il tablet, che è presente in questa pellicola con la penna inclusa fortunatamente, e all'interno qua un manualino di istruzioni e anche il cavetto USB-C per caricarlo. Ecco, devo ammettere che la cosa che mi ha sorpreso di più nella configurazione è stata la possibilità di collegarlo tramite un cavetto USB-C Lite, come quello dell'iPad, direttamente all'iPad e avere subito, cioè nel senso il tempo per scaricarlo tramite wifi, tutti i file e le applicazioni scaricate in automatico. Quindi l'unica cosa che è stata necessaria è accedere col mio account Google e poi tutto quanto si è sincronizzato con una facilità mai vista, inaudita. Cioè in teoria dovrebbe essere altissimi i muri dell'ecosistema Apple, dovresti essere in una prigione dorata in cui tutto quello che fai sull'ecosistema Apple è limitato, però hai un'ottima esperienza. Ecco, no, secondo me Samsung sta attivamente provando ad abbattere questi muri e ci sta riuscendo. Infatti adesso tutte le mie applicazioni, semplicemente avendo collegato un cavo, comodissimo devo ammettere. E non solo, per esempio gli appunti che avevo sull'applicazione note di Apple originale si sono sincronizzati in automatico qui sul mio Samsung. L'unica cosa chiaramente che non si può clonare sono tutte le password che sono presenti nel gestore delle password di Apple. Ecco, questo chiaramente non le copio. Per questo quindi, soprattutto negli account Gmail, è necessario tutte le volte riconfigurare se ne hai più di uno. Infatti io, per evitare questo problema, utilizzo un gestore di password di Google, così almeno installo Chrome e ce l'ho sia sul Samsung che su iPad. Ma guardiamo le caratteristiche tecniche. Cosa cambia rispetto al suo predecessore, il Samsung Galaxy Tab S7 FE? Sì, l'S8 FE non l'hanno fatto. Beh, la batteria, stranamente, l'hanno ridotta. Grazie Samsung, davvero un'ottima mossa alla Apple, di 2000 mAh, però si è ridotta anche il peso, quindi magari l'hanno fatto per questo motivo, magari per darti più ragione per comprare il Samsung Galaxy Tab S9 invece che l'S9 FE, non lo so. Comunque, in teoria io nell'utilizzo quotidiano non ho mai riscontrato grandi problematiche, però almeno si sono rifatti sulla RAM presente su questo dispositivo. Infatti sono 6 GB sul modello base, prima erano 4 e non consigliavo io stesso ma nessuno di comprare quello base perché dopo degli anni rallentava. Bene, questo probabilmente ha tutte le carte in tavola per non rallentare, data il 50% in più di RAM che ci sta. Lo schermo è passato da 60-90 Hz, per esempio dovete comprarvi un iPad Pro per avere uno schermo con un refresh rate più alto, quindi questo è un'ottima mossa a favore del Samsung. Però l'unica cosa negativa è che purtroppo, come tutti i Samsung ma in realtà i dispositivi Android che ho provato, dopo un po' inizia a laghicchiare, soprattutto nelle animazioni, che sembrano sempre essere un qualcosa che, non lo so, infastidisce Android, sempre un pochino scattose alle volte davvero davvero scattose, che ti fanno dire: ma ho speso 500 euro per questo dispositivo, davvero ne dovrebbe costare 200? Però poi dopo 30 secondi ricomincia ad andare come un dispositivo abbastanza più costoso. Ecco, sia questo che quell'altro non la ricarica a 45 watt, quindi assolutamente abbastanza per l'utilizzo quotidiano. Ed inoltre è stata aggiunta la resistenza agli schizzi, fantastico. Nel senso, non lo so, te lo puoi immergere in piscina, ti cadi in piscina, resiste, non lo so perché, ma ci sta. Il miglioramento che però più di tutti mi ha reso felice di questo dispositivo, che mi ha fatto dire: beh, qua stiamo competendo bene con Apple, è la penna. Infatti abbiamo un delay, ovvero una differenza di tempistica tra il mettere la penna sullo schermo e il vedere la scritta apparire sullo schermo, di soli 2.9 millisecondi. Chiaramente dipende dall'applicazione, ovviamente quella più veloce è quella integrata di Samsung e non so se si vede, ma è praticamente istantaneo. Poi dite: ma non conta niente. Invece conta, quella dell'iPad è 9 millisecondi, che è quasi impercettibile.
fattibile, non ho mai riscontrato dei problemi seri. Però questa, non lo so perché, ma quando la utilizzo mi piace di più. Secondo me perché un pochino la mente lo percepisce. Comunque è irrilevante. Però per esempio se andiamo su modelli vecchi come il Galaxy Tab S6 FE, quello aveva un delay molto più alto, sicuramente sopra i 10 millisecondi. Questo è il numero giusto. È molto scattoso, cioè io non riesco ad utilizzarlo normalmente. C'è un mio amico che la usa e ce la fa, c'è molta gente che ce la fa, ma io da pignolo dico non va bene. Questa è un'esperienza che vale assolutamente almeno 100, anche 200 euro in più. Non lo dico per farvi comprare perché non ho alcun interesse, cioè oddio, più o meno, nel senso se comprate dal link qua in descrizione ho qualche interesse, però non voglio farvi spendere di più. Vi assicuro che un pochino conta, andate in un media war così e lo verificate in prima persona, secondo me la differenza è vera. E a proposito, non ho cose con media war, andate nel negozio che volete di elettronica, insomma. È anche magnetica, quindi si può mettere ovunque la si vuole, sia qua sopra che qua sotto, anche al contrario. Ed inoltre qua dietro c'è la postazione default, diciamo, che Samsung promuove, qua non cade mai. Invece qua se inizia a fare questo lavoro simpatico e molto sveglio, ok, è caduta. Questa è una prova scientificissima. Inoltre ho preso una cover davvero fantastica, vi lascio il link in descrizione, cioè mi dà un'idea di solidità davvero alta e permette con uno slot di inserire la penna ed è chiusa magneticamente, oltre che vabbè fare da stand così al dispositivo quando lo si posa, fantastico. Ma è chiusa, la penna si può inserire qua sopra oppure anche qua dietro e ha dei forti magneti come vedete qua sopra per poterlo chiudere. Davvero comodo, vi lascio il link in descrizione nel caso foste interessati, perché volevo trovarla così carina per l'iPad, onestamente la mia è un po' peggio. Finendo la descrizione di questa penna, è molto economica, al lato super positivo in confronto a Apple, stiamo parlando di 37 euro se vogliamo sostituirla, però è uno stecchino, cioè nel senso uno dice ma tu davvero vuoi prendere appunti con sta roba? E guarda, prendiamo una penna vera, più o meno sono comparabili signori, sì niente di che, però insomma va bene. Una cosa che si potrebbe criticare a questa penna è questa punta che sembra molto fragile, effettivamente è vero, sembra fragile. L'unico fatto è che ha una differenza rispetto a quella dell'Apple, ovvero quando la si mette sullo schermo è come se avesse, non so, sentite anche solo il rumore, è molto più leggero anche rispetto a un Apple Pencil. Guardate, questo è un Apple Pencil vera, questo è il suono delle campane. Prima della violenta interruzione dal lente religioso, intendevo dire che questa penna, come sentite, ha una punta molto più dura e è un po' fastidiosa in lungo termine. Invece questa è molto più tranquilla, molto più, non lo so, hanno creato un meccanismo per evitare che si crei tutte le volte sto rumore. Diciamo che è un po' come quando scrivi su carta, che la penna rientra un pochino nel foglio e quindi è più simile allo scrivere su carta, mettiamola così. Nulla di trascendentale, ovviamente, però la preferisco. Fosse un pochino più spessa, soprattutto alla fine, sarebbe perfetta quasi, perché non va neanche ricaricata, ottimo lato positivo. E inoltre è intercambiabile, cioè il mio amico ha il Samsung Galaxy Tab S6 FE, all'università ci siamo scambiati la penna e funzionava perfettamente. La dimensione dello schermo è chiaramente più grande dell'iPad di nona generazione, però è identica rispetto a quella dell'iPad di decima generazione, anche se voi sapete cosa ne penso dell'iPad di decima generazione, e se non lo sapeste ecco un video a riguardo. Però sì, quindi non c'è alcun problema, e vi è anche il modello Plus di questo dispositivo e anche il modello Ultra se volete, chiaramente costano di più, però secondo me la dimensione è fantastica, soprattutto per prendere appunti. Uno potrebbe volere uno schermo più grande se intende utilizzare questa modalità che è attivabile scendendo nelle impostazioni su iPad Extra DeX, praticamente rende questo dispositivo come un computer. Infatti, come posso mostrarvi, le applicazioni si sono disposte nella stessa maniera di un computer, aprendone una è possibile dividerlo schermo a metà esattamente come faresti con Windows, utilizzare varie applicazioni, insomma un'esperienza abbastanza premium, abbastanza, non lo so, da sistema operativo computer, però sempre con le limitazioni del sistema operativo mobile. Vi faccio tre esempi della vita pratica che ho avuto utilizzando questo dispositivo. Uno, applicazioni come Notion, ma qualsiasi, non utilizzano shortcut universali per ridimensionare le pagine. Da quello che ho capito non è possibile farlo dall'applicazione
mobile. Lo stesso problema di shortcut che danno fastidio è presente anche su Gmail. Infatti ho provato a collegare la mia tastiera Bluetooth e scrivere delle mail su questo dispositivo e lo fa benissimo, e anche il mouse funziona alla perfezione, solamente che se provo a prendere e fare Ctrl-C, Ctrl-V, lui con Ctrl-C purtroppo percepisce come se volessi scrivere una nuova mail, è tipo uno shortcut integrato nel sistema e quindi non è utilizzabile. Però normalmente quando non sei su Gmail è utilizzabile, e quindi questa è una cosa negativa, perché certi shortcut di cui hai la certezza del funzionamento su Windows, macOS eccetera, qua dipende un po' da come li gestisce ogni singola applicazione. Insomma, è un sistema poco maturo. E anche WhatsApp, l'applicazione, purtroppo è come se fosse coperta per metà la barra dei messaggi dove tu inserisci il tuo testo, e questo purtroppo ti porta a non capire cosa stai scrivendo, e se scrivi qualcosa di sbagliato lo capisci solo dopo aver inviato il messaggio. Insomma, un grande problema. Sembra quasi che gli sviluppatori abbiano creato un bel programma, un bel sistema operativo, sono stati degli ottimi informatici, però poi non l'hanno mai effettivamente utilizzato loro stessi e non si sono mai resi conto di come, ok, il loro lavoro era fatto bene, però poi nell'effettivo nessuno può utilizzarlo perché niente è implementato alla perfezione. Però comunque, per inviare un paio di mail, utilizzarlo in modo casuale si può ancora fare tranquillamente. Però poi, quando devi fare quel 10% di cose più difficili, beh, la vita è complicata, insomma. E poi la cosa principale per cui mi piaceva, mi esaltava questa modalità DeX, era poterla utilizzare su questo mega 34 pollici 21 noni dell'LG. Se io provo a prendere il dispositivo, scollegarlo dal mio MacBook e collegarlo qui al mio tablet tramite la USB-C sull'S7FE, succedeva che funzionava. Qui invece purtroppo non funziona, perché hanno deciso che i dispositivi FE non sono più degni dell'essere collegati tramite HDMI, solo tramite Wi-Fi, per esempio a Chromecast o cose del genere. Not cool, Samsung. Questa è un'altra mossa alla Apple che non mi piace. Ok che vuoi copiarla, diventare brand affermato come Apple, però copia le cose giuste, per favore. Uno dei principali argomenti di chi sostiene che i tablet Android non siano buoni in confronto a quelli di Apple è che non hanno delle applicazioni aggiornate come quelle presenti nell'App Store, che ok, pagherai qualche euro, però sono davvero ottime, come Notability, GoodNotes, LumaFusion, Procreate. Ebbene, ultimamente Samsung sta facendo degli sforzi, e infatti diciamo che se li promuove questi sforzi, adesso non so se li faccia Samsung o i produttori delle app, perché vedono che c'è un bel mercato anche su tablet Android, di creare delle applicazioni che prima erano solo per iOS, anche per Android. Come vediamo, qua li mostra in prima pagina, applicazioni come GoodNotes e LumaFusion sono arrivate. Speriamo lo facciano anche Procreate e Notability, che è la mia applicazione principale con cui prendo note, ecco. Però devo dire che purtroppo, vabbè, LumaFusion è a pagamento, quindi non ho voglia di spendere soldi. GoodNotes, vi faccio vedere qual è il problemino. Scrivo una linea, input lag incredibile. Cioè la mia penna è un centimetro indietro rispetto al tratto che si genera sullo schermo. Non va per niente bene. Cioè, nel senso, a sto punto mi prendo un Samsung Galaxy Tab S6 Lite, spendo 200 euro in meno e mi sta bene così. Quindi non ci siamo proprio, insomma. Però invece un'applicazione utile presente in questo tablet, ma anche su qualsiasi altro dispositivo, basta che hai la possibilità di connetterti a internet, è Wondershare Verbo. Questo che vedete in tempo reale è lo spot di Samsung che ha creato per la realizzazione di questo tablet. È in inglese, purtroppo. Purtroppo noi italiani non contiamo niente, quindi non l'hanno tradotto. Però con questa applicazione Wondershare Verbo abbiamo la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per tradurlo e poi metterci sopra la voce, lasciandoci l'audio e il suono in sottofondo, creando quindi una traduzione utilizzabile, come potete vedere nelle clip qua a schermo. We can do this. Do what? We can save this campaign. Potremmo fare qualcosa di incredibile. Ok, quindi ho organizzato tutto in modo ordinato. Appunti di foglio di calcolo. Qualche tipo di grafico. Quante idee abbiamo finora? Non è per niente male, insomma. Inoltre può tradurre anche dall'italiano all'inglese e replicare la tua voce. Per esempio l'ho utilizzato per tradurre il mio video sul Samsung Galaxy Tab S6 FE. Guardate. Una delle cose che odio maggiormente sono i libri in formato digitale. Tu direi, ma come? Ho comprato il tablet per questo? Yes, but they are extremely slow. In opening and doing everything, in fact, for example,
This is a middle school book. Cioè, la mia voce sembra vera, l'unica cosa che ho fatto è prendere i miei video, metterli sulla loro piattaforma, caricarli, convertirli, premere il bottone converti, selezionare le lingue, in automatico lui ha capito tutto e inserito le voci, creandone una simile alla mia in inglese. Non ha neanche richiesto potenza di calcolo, dato che ha fatto tutto in cloud. L'unica potenza di calcolo che ha richiesto è quella di aprire Chrome. Quindi, se state guardando questo video, molto probabilmente avete la potenza di calcolo necessaria. Io penso che in breve queste feature dell'intelligenza artificiale cambieranno il nostro modo di esperire i video su YouTube, perché potremo accedere a un audience incredibilmente ampia, dato che saranno tradotti in qualsiasi lingua e magari io avrò molti più spettatori, chissà, vedremo. Se foste interessati a Wondershare Virbo, in descrizione c'è il link per provarlo. A proposito, se lo cliccate l'azienda capisce che siete venuti da me, quindi insomma supportereste anche il canale e la possibile continuazione della collaborazione. Ma torniamo al video. Perché non passa questo dispositivo se è così carino? Per una singola ed unica motivazione: ecosistema. Ebbene sì, come vedete qua in tempo reale sto leggendo il mio copione con lo schermo duplicato del mio MacBook qua presente. Cioè, io controllo il mio MacBook, vado, sposto il mouse e vado direttamente qui sul mio iPad. Ecco, adesso non funziona. Porca. Vabbè signori, niente, in tempo reale vuole far vedere che non è bello. Comunque sì, ogni tanto, spesso, di solito funziona, forse per via del wifi potrebbero esserci dei problemi, però è molto comodo. E tutte le piccole integrazioni che ci sono, per esempio poter utilizzare direttamente la tastiera del mio MacBook sull'iPad, oppure direttamente copiare file da MacBook a iPad a telefono e via dicendo, sono integrazioni che oramai ci ho preso l'abitudine e non c'ho voglia di perdere, ecco. Sono disposto a perdere un pochino di funzionalità e di novità tecniche piuttosto che perdere queste funzioni. Diciamo che se mi si rompesse il computer e l'iPad, potrei considerare di passare a un ecosistema tutto Samsung, però speriamo di no, ecco. Ah, comunque ha ricominciato a funzionare, come vedete questo è il mio mouse, spostiamo questa scheda ed eccola qua sul mio computer, spostiamola ed eccola qua sul mio iPad. Conclusioni: sono davvero felice che Samsung stia continuando a migliorare, continua così che sicuramente riusciamo a recuperare un pochino di distacco con Apple, adesso è quasi impercepibile. L'unica problematica tecnica sono le applicazioni che dobbiamo sviluppare un pochino, sviluppatori, per rendere questo dispositivo davvero sullo stesso livello, ecco. Cioè, le applicazioni ci sono già, mettiamolo così, qualsiasi cosa la puoi fare, però non c'è tanta scelta, eccola, mettiamo così. Diciamo che tutte le barriere di esclusività che prima l'iPad aveva, come una penna che funzionava benissimo, delle applicazioni proprietarie, si stanno sgretolando. Le applicazioni stanno passando, non sono ancora fatte allo stesso modo, con la stessa fluidità, però non è più un assoluto che iPad ha e Samsung e gli altri dispositivi non hanno. Quindi bene, continuiamo così, miglioriamo la competizione nel settore, così che alla fine avremo dei dispositivi economici per noi consumatori. In ogni caso, in descrizione ci sono i link per comprare questi dispositivi che ho menzionato al prezzo più economico disponibile su Amazon. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video. Ci si vede, ciao gente.